E raga, quest'oggi siamo qua tornati su Brawl Stars con finalmente questo big content. Tra l'altro sta pure per scadere, manco 16 ore per aprire 7 megabox e 42 star drop dell'evento, ovviamente concluso qualche giorno fa. Io ragazzi direi di fare una cosa molto carina. Come sapete ho altri account, per cui facciamo due video. Uno in cui apro tutte le megacasse e nell'altro apro tutti gli star drop. Secondo me ci sta, circa 70 megacasse, 420 drop. Te devo dire, possiamo fare anche una sorta di confronto, no? E anzi no, facciamo le cose fatte bene. Un pezzo di carta, ogni volta che trovo qualcosa di sostanzioso me lo segno, così almeno quando farò il video sugli star drop, che in teoria dovrebbe uscire domani, almeno vediamo cosa davvero è stato meglio, no? Quindi partiamo chiaramente dal mio account principale. No, prima di iniziare chiaramente un bel like sotto questo video, iscrizione con scampanellata se siete nuovi, vi ricordo il codice Raxxon in fondo a questo shop infinito se volete supportarmi su Brawl, e per il resto siamo pronti. Eccole qua, 7 cassette. Bene, nell'account principale sarebbe buono trovare la skin di Rico, quella che mi manca, essendo che qua ci sono anche le gemme. Se ne dovessimo trovare 100 le vado a segnare. Sì, ci può stare. Vabbè, prima cassa, nulla di che. Va bene, ne abbiamo altre 6. Io spero, sì, di trovare quella. Poi cos'altro? Perché alla fine, per quel che riguarda le altre skin dell'evento, boh, vai a capire se me ne manca qualcuna. Qualche gemma, ne ho tantissime, però fanno sempre comodo. Oro punti energia, perché sono maxato. Quindi insomma, diciamo che o mi dai la skin di Rico, se no che siamo qua a fare Brawl Stars, almeno per quel che riguarda l'account principale. Nei secondari poi, lì poi posso trovare brawler, skin, di tutto. Credo ne manchino 3. Qua mi sta continuando a dare dei 4. E oh, però non è Rico questa, credo. Vediamo. Infatti. Porca miseria, beh, ci sta. Skin che non userò mai, ma per collezione l'accettiamo. Dai, gioco. Da 3, no, però brutta storia. Mamma mia, credo ultima. Mamma mia, era quella l'ultima. Però le cose iniziano a farsi interessanti da adesso. Andiamo con i nostri account secondari. Qua anzi di brawler ne ho pure tanti, però anche tanti da trovare. E quindi andiamo, 7 megacasse per noi. Che attenzione, la prima, ove, di John 6. Potrebbero ancora uscire icone, graffiti e cose. In teoria sì, ma non so. Ne ho aperte diverse in questi secondari, quindi boh, però vediamo. Intanto schippettino luminoso, skin di Colt, ok, nulla di incredibile. Che poi anzi sulle skin sarebbe conveniente, o meglio non è conveniente, però dovrei controllare la rarità, così poi possiamo fare un confronto ancora più preciso con quello che saranno i star drop, no? Comunque anche quest'altra niente di che, andiamo avanti. Blinghettini, punti energia, raddoppi XP, monete. Dai, gioco almeno brawler. E che stiamo chiedendo? È anche vero che qua vanno dagli epici a salire, però ce ne sono tante. Dai, secondo me si può fare, giusto? Dai, che non è ancora finita. Dai, che io ci credo, lo so. Dimostrate di essere meglio voi di sti star drop. Arca miseria, un 4. Dai, potrebbe anche esserci qualcosa qua. Un sacco di raddoppi XP mi ha dato, però purtroppo è niente, andata. Noi abbiamo trovato questa che è rara, nell'altro account questa che è super rara. Ok, ho segnato tutto. Andiamo col prossimo account. Sperimentiamo qualcosa di content. Dammi un 8. Questo sì che è un bel esperimento. Spero non sei graffiti. Vediamo un po'. Ok, skip luminoso adesso, che ci va a dare intanto la bellezza. Ok, skin del primo, va bene. Però mi darà, no, mi sa che per il resto sono icone, pin, graffiti, cose. Però dai, l'inizio ci può anche stare. Qua mi dai un 4 con stavolta probabilmente nulla. Infatti, anche se ci sono pochi skip, attenzione perché lo skip luminoso ci può anche stare. Abbiamo visto in più casi, sia nel 3 che nel 4, se ti pigli bene, ci sta e come. Qua abbiamo un 5 e secondo me il 5 può significare che non ci sta niente. Annaggia. Andiamo avanti. Qua addirittura 2. Se mi dai qualcosa sei un grande. E invece no. Tra l'altro anche pochissime cose. E che cazzo, non la raccontate giusta voi. Poi sicuramente con gli star drop andrà pure peggio. Già lo sappiamo. Però dai, 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 dai. 3 con la bellezza del nulla. E abbiamo finito? Me sa di sì. Ah, però questa è epica. Beh dai, tutto sommato allora. Io comunque quello che davvero conteggio alla fine sono i brawler. Le skin va bene, però la roba estetica non ci interessa. Noi vogliamo andare avanti con sti benedetti brawler. Qua c'era un 5, attenzione, skippettino adesso, che ci va a dare una skin. Va bene. Poi nelle altre direi niente. Mi hai dato come prima la skin all'inizio, e giustamente gioco ti devi farmare qua, mi sembra la prassi. Invece no, 7. 7, sì, per forza ci sta qualcosa, non scherziamo. Skip luminoso adesso con la bellezza. Oh, finalmente un brawler Iris. Buono. Però non è ancora finita. E invece mi sa di sì. Vabbè, comunque ci siamo. È già qualcosa. Qua che mi dai? Attenzione perché con un 6 vuoi vedere che ce ne sta un altro di schippettino. Effettivamente ci sta. Però stavolta skin va comunque bene. Questo account già vi sta dando un po' più di gioia rispetto agli altri, no? E noi questo vogliamo. Però, oddio, ancora 5, attenzione. Stavo dicendo, però queste gioie non possono andare avanti in eterno. Ma quanto... Ah no, era un falso allarme, infatti. Mi sembrava strano. Qua abbiamo un 3 con ovviamente niente. E direi che con quest'altra dovremmo aver finito. Vediamo se ci scappa l'ultimo skippettino.
Ovviamente no, ma va bene così. Per quel che riguarda le skin, secondo me le mega casse vincono, considerando che una era già epica, due super rare. Per il momento sempre 12 gemme non sono poche. Noi comunque andiamo avanti, vediamo se ci saranno delle sorprese veramente corpose. Per delle sorprese veramente corpose, chiaramente intendiamo trovare brawler leggendari. Perché 1000 monete era una compensazione, no? O sì, chi lo sa? Vabbè, dicevo, brawler leggendari oppure le skin hyper di Rico, chiaramente. Questo è il top del top. Tipo, sto account per ora è partito in modo un po' strano. Due skip fantastico, bellissimo. Dai, gioco qualcosa anche tu in sta cassetta. Adesso, dai, che ci sei, 4. Dai, e invece non dai. Però non è finita qua. Ancora un'altra con un 2. Mamma mia, ma perché così pochi skip? Qua ne ho di brawler da 3. Mamma mia, vi faccio vedere su sto account. Ho solo 23 brawler. Male, male. Prossimo account, RXR Super Fail. Abbiamo anche un droppettino che si prende. Magari sculo qua, stai a vedere. No, ci sta. Ci mancava solo, guarda. 7 mega casse per noi. Dai, gioco. 6, non male. Skippettino in teoria presente. Eccolo qua, con Frank Cavernicolo. Va bene, anzi preistorico. Credo super rara, ma dopo vado a controllare. Poi, seconda cassetta, un 5, bello. Dai, skippettino. Ah, niente skippettino, peccato. Ovviamente in tutto questo, voi scrivetemi nei commenti se avete sculato. E sarà proprio questa la cassetta, con questo 6. Il miracolo ancestrale, attenzione, S. Vedi che ancora me ne mancavano tanti di pin, icone, robette così. 5, dai, mi puoi dare uno skippettino qua? Per forza di cose, invece no, un'altra icona. E qua invece, un 4 con assolutamente nulla. E quest'altra, un 3 con, mamma mia, il nulla. E quest'altra ancora, un 4 con assolutamente nulla. Beh, non male per i bli, anzi no, avevo letto 1400 su 146. E insomma, è finito qua. Io nel dubbio vado anche in un account a 8 coppe per vedere 70. No, non ci sta. Io però nel dubbio una controllata l'ho voluta dare. Poi questi account un po' bassettini, prima o poi li devo pushare. Ma ora, siamo su RXR un colpo solo. Un colpo solo perché una cassa è una garanzia, guardala. Attenzione, l'inizio sembra essere promettente, ma anche la conclusione lo sarà? Direi assolutamente di no. Molto bene, la seconda è da 3 schippettini, pochi ma buoni, ma non proprio. La terza, perché anche qua non ci dice nulla. Che pazienza, ancora nulla, ne mancano 3. Dai, gioco, 7, dai, lo so che... Qua, mamma mia, ancora i pin, icone, cose. Che disastro. Quest'altra da 3 non ci dà niente. Anzi, 12 gemme non c'è neanche male volendo. 6. Poi, dai, per favore, lo so che puoi e invece non può. Mamma mia, abbiamo finito? Mamma mia, ancora. Io spero di trovare almeno un altro brawler. Abbiamo trovato un epico, almeno un altro epico. 7. Dai, non pin e cose sbocco. Ok. Skippettino con una skin. Questa qua dovrebbe essere anche super rara. Ci sta. E per il resto niente. Serve una bustata di fazzoletti qua, me lo vuoi dire così, Brawl Stars? La prossima cassa corposa, quasi quasi, se me la sento, ecco questa qua da 6, una bella bustatina così. Brawl Stars, l'hai percepita, l'hai sentita, l'hai bramata. Qua abbiamo la bellezza di un'altra skin che comunque è epica, non c'è neanche male volendo. E poi ovviamente pin e icona, va bene. Poi qua abbiamo un 5, tantissimi raddoppi XP, ancora skippettino luminoso, altra skin. Beh, almeno per quel che riguarda le skin su sto account non c'è andata male, assolutamente. Vediamo se vogliamo ancora andare avanti, potrebbe con un 5, vediamo. O potrebbe essere anche brawler così. Questa è la bustata di fazzoletti, ragazzi. La bustata, guarda come arriva. Oh, finalmente un bel brawler Otis, mitico, che vado assolutamente a segnare, più tutte le skin di prima. No, questo qua è veramente molto buono. Se vogliamo esagerare, vuoi darmi altro? Però mi sembra un po' eccessivo darmi altro. Infatti, grazie, con calma. Tieniti un po' anche per gli altri account. Qua abbiamo ancora un 5 con la bellezza di niente, ma va bene così. E ok. Ah, qua abbiamo anche il droppettino del decimo giorno. Raro, perfetto. Prossimo account è RXR Scam. Sappiate che per ora ho trovato ben 3 skin epiche. Non so come sia possibile, ma ci sta. Qua 8 addirittura. Chissà se avremo una cassa da 2 skip luminosi. Qua intanto mi dà un 4 con, ok, altra skin epica. Però attenzione, perché abbiamo sì la... Ah, ok, no, di Maxine. E gli altri due ovviamente sono di Shelly la stella. Ok, vabbè, ci può stare. Poi, prossima, abbiamo un 3 con il niente. Va bene. Terza cassa, un 4 con sempre il nulla. Qua abbiamo già dato tutto con Shelly la stella, Brawl Stars. Se me lo vuoi dire in questo modo? Forse no. 6 con la bellezza di uno skippettino. Ovvero...
Quale skin sono imbattibili con questa? Naggia, non potevi darla sul mio account principale, questa mi mancava. Beh, che dire, beh che dire. Ci sta, andiamo avanti. Qua abbiamo un 5, attenzione, potrebbe essere sempre corposa. E invece no, perché abbiamo un pin. Poi, altro 5 sempre con la bellezza di un'icona. Va bene, ci sta, e basta. Abbiamo anche un droppettino. Qua, purtroppo, sempre nulla, perché dobbiamo sculare quando poi apri 42. È giusto. Vabbè, in realtà siamo al capolinea, abbiamo l'ultimo account. Dai, sculatina finale, brawler leggendario così. Almeno abbiamo il pacchetto completo, un epico, un mitico, un leggendario, bello pulito, lineare, tipo in questo 6. Guarda qua che meraviglia, guarda. No, peccato. Vabbè, dai, va bene, abbiamo ancora altre 6 casse. Andiamo con calma, senza correre. Un 5 potrebbe sempre essere interessante, ma non in questo caso. E siamo a 2 casse. Qua abbiamo un 3 che chiaramente non ci darà nulla. Qua non abbiamo mai beccato una cassa a tradimento, diciamo. Però qua c'è un 7, eh. Attenzione. Dai che forse skippettino adesso con... Ok, skin di Frank, preistorico stavolta. E per il resto non ci sta altro. Vediamo in quelle dopo, allora. Qua con un 4 non è ovviamente a tradimento. In quest'altra 4 che non è a tradimento. Credo ultima con la bellezza di 7. Vogliamo chiudere in bellezza? Oddio. Eccolo! Non voglio guardare. Non guardate neanche voi. Faccio uno zoombettino tattico. C'è qualcosa che rotea. Beh, è una skin. A parte che avevo la cuffia di qua, sentivo lo stesso. E niente, bulli il minotauro e direi che è finita qua. Andiamo a vedere quindi un resoconto. Per quel che riguarda le skin sarà veramente dura, perché ho trovato ben 2 rare, 6 super rare, 4 epiche e un hyper. Con i drop ci vorrebbe un miracolo in questo caso. Per quel che riguarda brawler, un epico, un mitico. Però dai, secondo me quei brawler, considerando che possiamo trovare anche i rari e super rari, 2 direi che li troviamo per forza. Per il resto poi staremo a vedere in quel video come andrà. Quindi mi raccomando, restate sintonizzati con un bel like sotto questo video, iscrivetevi con scampanellata. Noi come sempre ci becchiamo alla prossima con un nuovo video. Bellissima.